oltre 8.000 spettatori per il derby Padova-Vicenza. Trentesima giornata del campionato di Serie C, girone A, due squadre in grande salute, 5 vittorie consecutive per il Vicenza di Vecchi, 4 più una in Coppa Italia per il Padova di Torrente. A caccia del Mantova, a caccia di una buona posizione invece per i playoff, il Vicenza che parte fortissimo. Il colpo di testa di Ferrari al 18esimo, traversa in linea, la palla non entra, il Padova si salva e qui il numero 9 del Vicenza sfiora così il vantaggio. Molto più Vicenza che Padova nel primo tempo, per il Padova solo questo tiro cross di Kevin Varas al 21esimo, ma ancora il Vicenza sempre su calcio piazzato a rendersi pericoloso con il cross di Costa, non arriva Sandon in gol all'andata, ancora Vicenza 29esimo, questa volta è Cuomo a colpire la traversa con deviazione di Donnarumma, due legni per il Vicenza nel primo tempo, Padova in grande difficoltà. Ancora il Vicenza, questa volta il tiro dalla distanza finisce alto alla mezz'ora, fatica a riprendersi il Padova, mostra invece lucidità e freschezza il Vicenza rigenerato dalla cura Vecchi, ci prova al 39esimo solo con questo tiro dalla distanza Kirwan, nessun problema per Confente. Il Vicenza nel secondo tempo poi parte come aveva finito, qui è della morte a trovare i guantoni di Donnarumma, occasionissima per il Vicenza che al 57esimo sblocca meritatamente il derby, cross di Costa, colpo di testa del Loco Ferrari, 1-0 per il Lane. Ferrari sono 8 in campionato, fa impazzire gli oltre 1400 tifosi arrivati da Vicenza. Rivediamo lo splendido cross di Costa e l'avvitamento di Ferrari che punisce così Donnarumma, che arriva a circa 432 minuti di imbattibilità. Ancora Vicenza, questa volta è Krisetic a salvare su Rolfini, sul cross del solito Costa. Il Padova si sblocca al 64esimo, l'assist di Liguori per Palombi, è entrato al posto di Capelli, se l'allunga proprio nell'attimo più importante e poi la migliore occasione, slalom gigante di Fusi che non riesce a trovare il primo gol in campionato. Il Padova cresce anche con i cambi di Torrente, 86esimo, c'è questo cross in area, la rovesciata di uno dei nuovi entrati, Zamparo, la parata di Confente. Sembra in discesa il finale per il Vicenza che non vince a Padova da 11 anni il derby in campionato, ma nei 6 minuti di recupero succede l'incredibile. Al 95esimo Faedo col sinistro, deviazione di Cuomo e impazzisce l'Euganeo con il primo gol in campionato di Faedo, arrivato a gennaio dalla Virtus Verona, che salva il Padova. Padova che va a meno 6 dal Mantova, ma soprattutto evita di perdere il derby, finisce 1-1 come all'andata e ancora in rimonta con il tiro della disperazione, quello di Faedo, 1-1 tra Padova e Vicenza.